fotografia dell'occhio, la potete fare stesso voi con la vostra macchina fotografica, potete farlo anche in qualsiasi altra posizione con l'occhio magari che guarda lì in su, angolato diversamente. Altra cosa però importante che ci servirà nel corso del nostro tutorial è un'immagine della Via Lattea, della galassia, insomma qualsiasi cosa volete voi e che vi piace di più. Io questa qui l'ho presa tramite Google, ho fatto la ricerca con filtro in quanto c'è la possibilità di cercare immagini senza copyright e modificabili, quindi basta aggiungere il filtro e se ne troveranno tanti, soprattutto quelle della NASA che sono comunque fatte bene. Quindi eliminiamo la cartella effetto che ho fatto in precedenza, e in precedenza io mi sono anche un po' corretto l'occhio perché qui non vediamo come modificare e come correggere l'occhio, ma bensì vediamo come creare l'effetto. Poi il resto ve lo vedete in un altro tutorial oppure ve lo fate stesso voi. Per prima cosa dobbiamo creare il bianco e il nero, quindi apriamoci la palette livelli premendo F7 oppure andando su finestra livelli, no? E poi andiamo dritti verso questo pulsantino che è il pulsante per creare un livello di riempimento di regolazione. Ci clicchiamo su e prendiamo bianco e nero. Con questa tabella ci regoliamo la miscelazione del bianco e nero, dato che qui abbiamo un certo tono di rossi, quindi il colore principale sarà il rosso, e quindi se andiamo a